quando ho firmato il contratto, non avevo idea che una delle firme sarebbe stata usata contro di me quando non fossi più servita. Adesso che sono incinta e che avrei più bisogno del mio lavoro, vengo buttata via come carta straccia. Il mio capo non si è fatto problemi, è arrivato subito al sodo. Bene, mi sento bene e penso di farcela. Io sto bene, mi sento bene e penso di farcela. Quando ho firmato il contratto, pur essendo sposata, non avevo espresso il desiderio di avere figli. Questa novità ha rotto il contratto stipulato. Questa è la lettera di dimissione firmata. Ma io non ho mai firmato una cosa simile. Ma io non ho mai firmato una cosa simile. Sono allibita. Non so cosa pensare. Eppure io sono brava. Niente sciopero, niente malattia. Io solo ho detto, non posso più fare lavori pesanti, adesso che sono incinta. E loro? Niente. Come se non mi avessero mai visto, mai conosciuto. Niente di niente. Io non mi merito niente. Niente TFR. Niente maternità. Niente cassa integrazione. Niente di niente. Di maternità. Io non mi merito niente. Niente cassa integrazione. Niente di niente. Perché io non mi merito niente. Come faccio a 20 anni, un figlio, senza un lavoro? Come faccio? E ora che me la sono creata io e la mia famiglia, come farò a portarla avanti? Ho tutta la vita davanti, ma adesso devo far nascere questa vita. Non posso arrendermi. Non devo arrendermi. Ciao Arianna. No, non sono in ufficio. Sono uscita prima. Sono dal medico. Mi hanno licenziata. No, sono in ufficio. Mi hanno licenziata. Mi hanno mandata via. Sono uscita prima. Sono incinta. Non so come l'hanno capito, perché non stavo bene. Ma sono tutto. Che io t'assieme insieme. Che devo fare delle visite ginecologiche. Che siamo andati in Spagna. L'inseminazione artificiale. L'ho licenziata. Come faremo adesso? Come faremo adesso? Come faremo adesso? Come faremo adesso? Ti
prego, non piangere anche tu.